La mia vera storia online. Ciao, io sono Daniele. Oggi con questo video voglio parlarti di tutta la mia storia nel mondo online. Quindi da quando sono partito agli ultimi cambiamenti, fino a quest'ultimo periodo. Intanto ti invito a lasciare un bel mi piace e se ti piacciono questi video a iscriverti al mio canale. Direi che possiamo iniziare subito. Non ho nemmeno una scaletta, ho proprio giusto due o tre cosette scritte per ricordarmi proprio di andare a toccare tutti i punti fondamentali del mio canale. Sono comparso sulla piattaforma YouTube il 7 ottobre del 2015 con un video di Minecraft, Quakecraft. In quel periodo vedevo tutti che giocavano a Minecraft, quindi ho detto: ma perché non ci faccio anch'io un gameplay? Mi piaceva espormi, mi piaceva condividere quello che facevo. Era anche un periodo abbastanza che ero solo, Non avevo pochissime persone al mio fianco, quindi la mia fonte principale era io e il mio computer principalmente, quindi passavo ore e ore davanti al mio computer. Proprio da quello che è arrivato al punto di dire: ok, condivido quello che faccio, condivido la mia passione, ovvero giocare ai videogiochi con le persone. Ho fatto sempre tanti video di gameplay, facevo Minecraft, facevo Clash Royale, facevo anche PES, mi sembra, giochi di calcio. Se mi vedete un po' così è perché ricordarmi di quel passato non è un bel momento, non ho passato dei bei momenti quel periodo. Infatti, come dopo vi racconterò, sono stati momenti anche un po' tristi, sono stati momenti in cui non vedevo risultati, vedevo poche visualizzazioni. Mi basavo sulle grandi persone, senza guardare altre persone che facevano i video come me, che partivano da zero. Guardavo tutti i grandi YouTuber, facevano Minecraft e io seguivo loro, dicevo: voglio diventare come loro, diventerò come loro, ma poi vedevo le mie visualizzazioni, gli iscritti che non salivano ed era un attimino un po' triste. Infatti sono arrivato a un punto di dire basta, smetto di fare video su YouTube. Ho smesso per un periodo adesso ho detto adesso basta, non faccio più video. Ed è stato così, poi ho ricominciato, ho detto no, ok, devo darmi di nuovo una svegliata e ricomincio a fare video. Facevo video, sono ritornato, poi sparivo di nuovo, facevo qualche video, poi sparivo. Sono ritornato, poi sparivo di nuovo, non avevo il mindset giusto. Vi parlo spesso in questi video di mindset, della mentalità. La mentalità sta al centro di tutto, senza di quella non si va da nessuna parte e l'ho capito solo anni dopo, solo da quest'ultimo anno. Ho sempre fatto video di gameplay, sempre quello, a volte mi spostavo sulle recensioni, senza mai avere un punto fisso. Facevo un po' di video, poi smettevo, non ero costante in quello che facevo, YouTube lo prendevo come una cosa molto alla leggera, non l'ho mai presa come un lavoro vero, L'ho presa sempre come: sì, ho un po' di tempo, realizziamo un video, ma vi ammetto che anche quest'ultimo anno è stato così. Solo ultimamente che mi sto focalizzando di più su YouTube. Che YouTube adesso voglio spingerlo veramente tanto, tanto. Ci sono grandi opportunità e il 2021 sarà qualcosa di grande. Voglio arrivare a spingere e riprendermi di nuovo. Sembra quasi che ho quella rabbia dentro. No, rabbia è brutto da dire. Sembra che c'ho ancora quel rimorso dentro di dire: devo riprendermi di nuovo quello che volevo al tempo e ce la farò sicuramente. Come vi dicevo, c'è stato il momento che ho smesso di fare video, ho smesso un po' tutto, ma poi ho ricominciato alla grande da quest'ultimo anno, da quando ho cambiato la mia vita. Mi sono concentrato su quello che volevo davvero e adesso sono molto focalizzato sul condividere alle altre persone quello che faccio. E questo qua che sto registrando adesso è anche un video della mia rivincita, di riprendermi di nuovo tutto in mano la mia vita. Ringrazio molte persone che ultimamente, voglio proprio ringraziarle, ultimamente mi stanno dicendo: comunque stai continuando a fare video, mi piacciono i tuoi video, sto seguendo i tuoi video, mi sono iscritto al tuo canale, grazie, grazie, grazie a voi, perché senza di voi io non sarei qui a fare video. Non ci sarebbe la motivazione che mi spinge ogni giorno a realizzare questi video, prendere, accendere la telecamera, accendere il microfono, anche perché come sentite questi ultimi video li sto registrando anche con un super microfono, il Blue Yeti,
E quindi, scusate, sì, magari vi ho rotto i timpani, adesso parlo più piano, posso fare anche video ASMR, no, ok. Non li farò perché voglio essere sulla mia nicchia, ovvero digital marketing, lavorare online. Quindi ultimamente, come vi dicevo, sto proseguendo con questi video, crescita personale anche, soprattutto. E come vi accennavo prima, il mindset fa parte del 90%, proprio il mindset è tutto. Mindset is everything, vi lascio questa foto qua. Mindset is everything, in ogni cosa che fate. E in ogni cosa che fate metteteci passione veramente, perché senza passione, senza mindset giusto, e non farete niente, non farete mai niente, arriverete a iniziare, mollare, come ho fatto io spesso. Infatti con questo canale voglio proprio portarvi a non fare gli errori che ho fatto io. Io ho fatto molti errori nella vita, nel mio percorso online, vi racconterò poi in un prossimo video, che sarà molto sentimentale, la volta che ho perso, ho rischiato di perdere tutto quello che ho costruito. Io mi auguro che questo video vi sia di grande aiuto. Se vi è di grande aiuto, lasciatemi un bel mi piace, un commento mi fa sempre un grande piacere. Scusate se magari mi vedete un po' così, ma ricostruire di nuovo questi percorsi mi lascia un attimino un po' giù, mi dà un attimino un calo di vibrazioni, però sono veramente forte su quello che voglio fare nel 2021. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale, qui sotto nella descrizione trovate tutti i link, il link all'ebook gratuito, ma a breve arriveranno anche grandi novità, link ai miei social, Instagram, la mia chat di Telegram privata. Noi ci vediamo in un prossimo video, grazie, grazie, grazie a tutti.